Buonasera e benvenuti alla prima puntata del 2022 di War Room, che cade in ore che sono decisive per l'Italia. È infatti in corso la seconda votazione per l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, che molto probabilmente finirà come la prima. Tante schede bianche, dunque nulla di fatto, mentre leader, leaderini e peones cercano di trovare una quadra last minute che al momento sembra ancora lontana. Purtroppo anche a sforzarsi in questo stallo si fatica a vedere un briciolo di consapevolezza dei rischi che stiamo correndo, perché se la partita del Quirinale diventa un fattore di paralisi, l'Italia rischia di sprofondare. Siamo in una fase di stress test, gestione dell'emergenza pandemica che ha ancora tempi lunghi, rallentamento della ripresa economica soprattutto per l'esplosione dei costi dell'energia, una guerra alle porte se la crisi ucraina dovesse precipitare, insomma. Di fronte a questi nodi, il sistema politico appare incartato, i politici appaiono senza strategia. Draghi è sceso nella mischia, impegnandosi personalmente e spendendo la sua reputazione, con ciò mettendosi in un'inedita e forse rischiosa posizione, tanto da aver attirato non poche critiche. Insomma, mentre il paese avrebbe un disperato bisogno di continuità e stabilità, la partita del Quirinale mostra con tutta evidenza i segni del fallimento del sistema politico. Di questo parliamo con i nostri graditi ospiti, che ringrazio di aver accettato il nostro invito di inaugurare il terzo anno di vita di War Room. Sono Sabino Cassese, giudice emerito della Corte Costituzionale e autore per Il Mulino di un libro che si chiama I Presidenti della Repubblica, il Capo dello Stato e il Quirinale nella storia della democrazia italiana. Bentornato, professore. Giorgio La Malfa, presidente della Fondazione Ugo La Malfa, bentornato con noi, Grazie. e Stefano Folli, editorialista della Repubblica, anche a te il bentornato. Ciao, ciao. Allora, Folli, comincio da te perché pochi minuti fa Salvini ha presentato la rosa dei nomi che il centrodestra offre, diciamo, alla discussione sul Quirinale. Sono Letizia Moratti, Carlo Nordio e Marcello Pera. Volevo capire come giudichi questo passaggio. Siamo ancora in una fase tattica, interlocutoria, diciamo, sono nomi che si fanno per essere, è brutto dirlo, essere bruciati, o stiamo entrando in una fase più stringente? Sono nomi di bandiera che Salvini ha dovuto fare perché era la mossa politica che ci si attendeva da lui. Sono nomi che, diciamo, rappresentano, appunto, in termini di bandiera, Forza Italia, la Lega e Fratelli d'Italia. Ognuno ha un riferimento politico, ma sono nomi che non hanno alcuna probabilità di essere discussi come ipotesi concreta. Quindi, da questo punto di vista, la giornata di oggi registra il proseguimento del muro contro muro. Adesso toccherebbe al centro-sinistra fare a sua volta una mossa e vedere, ma è chiaro che a questo punto il dialogo continua fuori dai riflettori, diciamo, è una strada che rimane molto in salita, che è molto in salita. Non ci sono motivi di ottimismo al momento, c'è soltanto il fatto che nessuno sbatterà veramente la porta, ecco. Questo è vero, però è chiaro che si parlerà a partire da giovedì, cioè da quando si scenderà alla maggioranza dei 505 voti. Solo a quel momento si potrà cominciare a arrivare alla sostanza delle cose. Fino adesso stiamo facendo un po' di così, si pesta l'aria nel mortaio, Come si diciamo. dice nel calcio, un po' di melina, insomma. Un po' di melina. Ma professor Cassese, lei oggi in un'intervista alla stampa ha ricordato che il prossimo Presidente della Repubblica attraverserà tre legislature. Quello che rimane di questa, la prossima e uno scampolo ancora di quella successiva. E quindi con questo credo ha voluto ricordare l'importanza fondamentale della figura del Capo dello Stato nel nostro sistema politico istituzionale. Ne devo dedurre che hanno ragione quelle figure della Prima Repubblica, Formica, Pomicino e tanti altri, che ci hanno detto: guardate che lì c'è bisogno di qualcuno che sappia cos'è la politica e che sia fortemente espressione della politica, perché il ruolo del Capo dello Stato non è un ruolo istituzionale di rappresentanza, è un ruolo operativo, diciamo, che
che è una via di mezzo in una società per azioni, è una via di mezzo tra il presidente e l'amministratore delegato. Allora, rispetto a quello che fino adesso la cronaca ci ha offerto, questo suo giudizio, come si combina con la cronaca che, per esempio, i nomi che abbiamo sentito, che Folli ci ha detto essere nomi così formali di bandiera? C'è qualcosa di più di questo, perché il prossimo Presidente della Repubblica deve accompagnare l'attuazione della più importante riforma della Costituzione avvenuta nella storia repubblicana, cioè la riduzione della rappresentanza parlamentare, che non è una cosa indolore, perché riguardo a aggiustamenti che debbono essere fatti all'interno delle Camere, riguarda tutto il processo legislativo che deve in qualche modo essere mutato in relazione al mutato numero delle persone, pensate soltanto ai membri delle commissioni parlamentari, ma poi riguarda anche i rapporti ovviamente tra il Paese e il Parlamento, cioè tra lo Stato e la società, e non c'è dubbio che il Presidente della Repubblica debba darsi carico di accompagnare questo passaggio che è necessario e automatico con le prossime elezioni politiche nazionali. Ecco, se si aggiunge a tutto questo un altro aspetto, e cioè che questa è una scelta che comporta poi tre scelte: il Presidente della Repubblica, il governo, la sua composizione, la sua durata, e anche le implicazioni sulla durata del Parlamento. E questo forse dà una spiegazione del straordinario interesse, forse un po' eccessivo, che si sta prestando alla competizione tra le forze politiche per la scelta del nome del Presidente della Repubblica, che in realtà dai media viene presentato come una sorta di competizione tra candidati. Ora, alla Presidenza della Repubblica non ci si candida, ma non esistono neppure candidature, no? E in realtà la competizione è tra forze politiche che debbono, come dire, identificare la persona da scegliere per ottenere poi un risultato, cioè la votazione di quella persona. Ecco, quindi diciamo, vi sono delle difficoltà obiettive, vi sono delle ragioni e delle giustificazioni di quello che sta accadendo, però forse c'è un'eccessiva attenzione dei media, e devo dire che tutto questo potrebbe rivolgersi contro l'attenzione che viene prestata, nel senso che a un certo punto ci sarà un elemento di saturazione e le persone cominceranno a dire: ma questi pensano soltanto alla rincorsa, alle cariche, invece che preoccuparsi dei grandi problemi del paese. Questo è il pericolo della enfatizzazione del problema. Giorgio Lomafa, tu hai scritto un articolo l'altro giorno dicendo: guardiamola dal lato delle necessità del paese. Il paese ha avuto un rimbalzo nell'andamento dell'economia che è stato importante, perché consente di recuperare in una buona misura quanto prodotto interno lordo abbiamo perso nel 2020, però c'è bisogno di consolidare molto questo andamento, e tu hai parlato di continuità e di stabilità, che tradotto nella situazione attuale significherebbe che ciascuno degli attori principali dovrebbe rimanere al posto suo: Draghi a Palazzo Chigi e possibilmente Mattarella in un bis al Quirinale. Intendevi dire questo, e c'è la possibilità che questo accada? No, io intendevo dire che queste elezioni cadono in un momento non appropriato, perché se fossero scadute tra un anno avreste potuto completare la legislatura con questa formazione, cioè con Mattarella da una parte e con Draghi dall'altra, che sta facendo benissimo come Presidente del Consiglio. No, avremmo evitato i problemi
grossi che abbiamo, di cui parlava Sabino e prima Folli. Io vorrei partire, se mi consenti, dalla conferenza stampa del Presidente del Consiglio del 20 dicembre, 21 dicembre, in cui Draghi disse una cosa molto importante e meditata. Cioè disse, attenzione, che se il Parlamento eleggerà il prossimo Presidente del Consiglio con una maggioranza diversa, più ristretta di quella che ha espresso me come Presidente del Consiglio, il rischio è che il mio governo entri in difficoltà. Cioè le conseguenze politiche di un'elezione divisiva in cui o il centrodestra o il centrosinistra riesca a imporre un suo candidato rischiano. Questa preoccupazione posta da Draghi tempestivamente è giusta. Molti hanno interpretato questa frase dicendo ma allora candidiamo Draghi alla presidenza della Repubblica. In sé il nome di Draghi è un nome serio, non è che si può mettere in discussione che farebbe bene, ma aprirebbe oggi il problema del governo. E ancora Draghi ha detto ma guardate che il problema del governo non lo può porre, non si può porre finché non c'è il nuovo Presidente della Repubblica, perché aspetterà lui. Ma d'altra parte, se oggi si crea un buco nel governo, è giusto che le forze politiche abbiano una risposta a questo problema. Quindi la candidatura di Draghi, che in sé è una buona candidatura, non può andare avanti perché dovrebbe porre il problema del governo e questo problema oggi non si può porre e quindi non può andare avanti. Allora, cosa concludo io da questo? Che bisognerebbe superare la riserva di Mattarella, il quale ha detto io non voglio essere riconfermato, e questa va rispettata perché c'è una preoccupazione personale, non un divieto costituzionale, perché la Costituzione non vieta di rieleggere, ma c'è un giudizio di Mattarella, daremmo il senso di un paese paralizzato. Ora Enrico, c'è una sola persona che può smuovere questo veto di Mattarella, se lo vuole fare. Questa persona si chiama Draghi, il quale avrebbe il titolo di dire al Paese e al Parlamento signori, ma se voi non volete mettere in pericolo il governo, non me, ma il governo, voi dovete dare alle spalle qualcuno, appunto, espressione di una larga maggioranza, che in questo momento è Mattarella. Se lui fa un passo su Mattarella, lui può superare questo dubbio. Se non si sente di farlo perché dice un problema che non rispetta a me, allora bisogna andare a una soluzione che comprenda la destra e la sinistra. Cioè queste candidature, come diceva Stefano Folli, sono candidature di bandiera, il centrosinistra ne farà altrettante analoghe, ma poi bisogna che trovino un nome comune e deve essere un nome politico, cioè un nome politico che possa andare bene alla destra e alla sinistra, ce ne sono, oppure deve essere un nome estraneo, un uomo di alta cultura, non voglio fare nomi, ma ce ne sono, diciamo così, tanti che vivono, che hanno questa posizione. Ne faccio uno per darvi un'idea. Se si sceglie un uomo non politico, si prenda il nostro premio Nobel per la fisica, Giorgio Parisi, che è il simbolo di un'Italia studiosa, capace di incidere, questo è un nome fuori dalla politica, di altissimo livello, che tutto il mondo riconosce, che darebbe sicurezza a Draghi, che deve avere alle spalle un'indicazione non divisiva, altrimenti lui dice ma come faccio ad andare avanti? Quindi io do ragione a Draghi. Draghi non è la risposta, e me ne dispiace, o è un uomo politico che centrodestra e centrosinistra trovano in comune, o è un nome di altissima cultura, come può essere. Ecco. Stefano Folli, allora, due questioni. La prima è, ti è sembrato, perché questo è sembrato a molti, che Draghi, senza esplicitarlo, ma diciamo con vari passaggi, specialmente nelle sue conferenze stampa, abbia fatto capire chiaramente, si sia mosso certa chiarezza nella direzione dell'autocandidatura alla presidenza della Repubblica, e trovi questo un fatto, se tu mi confermi che anche il tuo giudizio lo trovi anomalo, perché Cassese ci diceva non ci si candida alla presidenza della Repubblica. E secondo fatto, se così fosse, di fronte all'impasse in cui siamo, trovi possibile, probabile che Draghi faccia quel che la Malfa chiedeva, cioè che
si incarichi lui di chiedere il bis di Mattarella o comunque sgombri il campo dal suo nome e favorisca un passaggio diverso. Ma le due cose coincidono in un certo modo. Io penso, sono d'accordissimo con quello che ha detto Giorgio La Malfa, nel senso che soltanto lui, soltanto Draghi, nel momento in cui fosse, diciamo, convinto che il suo posto è ancora a Palazzo Chigi e non al Quirinale, perché la complessità del quadro che ha descritto bene il professor Cassese prima è diciamo, accentuata dal fatto che stiamo vivendo una pagina senza precedenti nella nostra storia, cioè un Presidente del Consiglio che ha dichiarato la sua disponibilità, non è proprio una candidatura, ma insomma una disponibilità a, diciamo, a essere eletto Presidente della Repubblica. Questo determina una serie di conseguenze che, essendo senza precedenti, non hanno neanche delle soluzioni a portata di mano, perché appunto, come si spiegava prima, il determinare adesso il governo non è possibile, ignorare il nesso però tra la Presidenza del Consiglio e la Presidenza della Repubblica è altrettanto impossibile, quindi ci sono dei nodi che fino adesso non sono stati minimamente sciolti. Ora, nel momento in cui Draghi facesse un passo verso Mattarella per garantire la stabilità, che è stata la caratteristica principale di quest'anno, quest'anno è stato un anno di grande stabilità e di grande positività, diciamo, per l'Italia, proprio perché c'era Mattarella al Quirinale e Draghi a Palazzo Chigi, cioè due personaggi, personalità che interpretavano al meglio il loro ruolo. Nel momento in cui Draghi facesse un passo del genere su Mattarella, vorrebbe dire che naturalmente intende restare a Palazzo Chigi e continuare, però lui ha fatto intendere più volte che lui resterebbe a Palazzo Chigi soltanto se al Quirinale ci fosse una persona con cui lui può essere in sintonia, quindi che sia, diciamo, di un livello intellettuale e istituzionale che lui considera adeguato. E lui ha fatto privatamente anche il nome di Mattarella, quindi in qualche modo uno spiraglio in questa direzione già si è visto. Che poi succede che se Mattarella fosse chiamato da Draghi a questa nuova responsabilità, risponderebbe di sì? Guarda Enrico, io credo che Mattarella sia una persona, lo ha dimostrato sempre nel suo settennato, di estrema serietà. Realmente lui è contrario alla rielezione e ha dato segni chiarissimi in questo senso. Se però lui si sentisse, diciamo, richiesto e dal Presidente in carica e di conseguenza dopo, ma solo dopo, dai partiti per ragioni superiori di interesse istituzionale, forse lui potrebbe diciamo, fare il sacrificio che in qualche modo tutta l'Italia gli sta chiedendo. Se non ci sono queste due condizioni però, cioè un passo di Draghi e un passo convinto di una larghissima maggioranza dei partiti, almeno quella, diciamo, che sostiene il governo, beh, è chiaro che questo, non ci sarà questa possibilità, e questo naturalmente aggrava il problema, perché effettivamente oggi la ricerca della stessa stabilità e della tenuta istituzionale che è stata garantita in questi mesi è un problema, ma è l'unica cosa che va cercata assolutamente se vogliamo immaginare che l'anno che ci separa dalle elezioni nel 2023 sarà un anno, diciamo, altrettanto positivo e non un campo di battaglia di campagna elettorale permanente, che sarebbe assolutamente devastante per il paese in queste condizioni. Professor Cassese, lei cosa pensa sia dal punto di vista in assoluto che dal punto di vista delle probabilità del Mattarella bis, e le chiedo, il Mattarella bis non avrebbe, diciamo, facilità di essere proposto a Mattarella medesimo ed essere interpretato dal paese, mettendolo in relazione al fatto che, come lei ricordava, la più grande modifica costituzionale è intervenuta con la riduzione del numero dei parlamentari e quindi della platea che elegge il Presidente della Repubblica, e eleggere per 7 anni un Presidente dopo che fra un anno quella stessa platea sarà ridotta di un terzo, forse può far pensare che sarebbe bene aspettare che quella platea si riduca e poi dalla nuova Camera e dal nuovo Senato si elegga il Presidente, e quindi in qualche modo mettendo, seppur informalmente, una data di scadenza al Mattarella bis. Cosa pensa? Non riesco a dare una risposta e non mi addentro in questo, perché
C'è un dato strutturale che va, sul quale bisogna riflettere. È un elemento del sistema politico attuale e della nuova congiuntura. Questi passaggi richiedono un artefice e un attore, richiedono un regista e un attore. E, insomma, come nella Divina Commedia, no? Dove Dante è allo stesso tempo il protagonista, ma è anche l'autore della commedia. Ecco, e quello che manca oggi è proprio l'artefice, perché voi non potete pensare che due persone come l'attuale Presidente della Repubblica e l'attuale Presidente del Consiglio si mettano lì a, come dire, a disegnare il loro personale futuro. Sono due persone che hanno il senso delle cariche, sanno bene che il loro compito è di svolgerle, non di costituirle. E per quel tanto, e riconosco bene tutte e due che riconosco, io escludo che loro, come dire, si possano interessare di questa trama, che è una trama che deve essere messa nelle mani di artefici, di registi. Chi vede il film, il regista non lo vede. Qui manca il regista. E questa è una delle difficoltà dell'attuale sistema politico, il risultato della frammentazione. E in questo quadro, io penso che in un quadro così frammentato, chi ha la maggiore capacità di aggregare intorno a un disegno con lucidità, realismo e senza farsi cogliere dal pericolo delle ideologie, della distinzione tra destra e sinistra. Tanto, come si fa a calcolare oggi destra e sinistra? No, dico, Dalimonte ha valutato che sono 94 parlamentari su 100, scusate, no, dei parlamentari 94, e poi ci possono essere anche qualcun altro dei delegati regionali di cui non possiamo prevedere l'orientamento. Ecco, quindi io direi che è difficile addentrarsi in questo campo, perché non si può chiedere al professore, scusi se la interrompo, per come lei conosce, ha detto le due personalità, conoscendo Mattarella, se il Parlamento, perché c'è un regista che, o perché ci si arriva senza avergli chiesto niente preventivamente da parte di nessuno, lo votasse e quindi risultasse eletto, secondo lei lui potrebbe, direbbe di no, perché l'avevo già detto di no, quindi lo ribadisco, o suo malgrado accetterebbe il responso del Parlamento? Azzardo una risposta. Se l'avesse fatto alla prima votazione con l'85% dei voti, forse sì. Però la prima votazione se n'è andata e credo purtroppo anche la seconda. Giorgio, ci spieghi, perché tu hai sottolineato molto in diversi interventi, che cosa il Paese rischia se questa continuità, questa stabilità a cui tu hai fatto riferimento dovesse perdersi. No, hai staccato il microfono. Ieri sera. No, di nuovo. Ah, infatti, mi senti? Sì, adesso sì. Ieri sera il Presidente degli Stati Uniti, di fronte a una crisi che può essere la prima drammatica crisi militare del dopoguerra in Europa, dopo il blocco di Berlino del 49 o del 50, ha telefonato al Presidente del Consiglio italiano. Te lo immagini se non lo trovava? Cioè, ci possiamo immaginare una situazione in cui creiamo un vuoto alla Presidenza del Consiglio, con la pandemia, con queste condizioni? Quindi la Presidenza del Consiglio è un come posso dire, non è una variabile in questo momento. Noi dobbiamo garantire, e le forze politiche devono garantire,
a Draghi il sostegno che ha avuto nel corso di questi mesi. E bisogna avere un Presidente della Repubblica che costituisca anche una seconda linea, per così dire, di difesa del governo. Questo è l'interesse nazionale. E io dico che Draghi ha posto questo problema, ha fatto bene a tutti. Dicendo: state attenti a non fare giochi politici che poi, volendo o non volendo, compromettono anche il governo. Poi c'è stata una spinta di, soprattutto di commentatori politici che hanno innestato: Draghi si è candidato, Draghi si candida. Io questo non lo so perché non l'ho mai detto. Ha posto un problema e la risposta non può che essere o la conferma di Mattarella, che è quella con le difficoltà che diceva Sabino, deve essere chiesta autorevolmente dalle forze politiche e dal Presidente del Consiglio, oppure un Presidente eletto dal centrodestra e dal centrosinistra. Io non faccio nomi, ma ci sono dei nomi che posso nel mondo politico o fuori dal mondo politico, ma devono essere nomi che hanno come premessa la garanzia che questa formula politica che è emersa nel corso della legislatura, cioè un governo di ampia maggioranza come questo, possa andare avanti e possa consentire a un Presidente del Consiglio autorevole di continuare la sua opera, che è indispensabile. Queste sono le coordinate. Io credo che noi ci arriveremo. Lasciamo perdere, passerà un giorno o due, ma è chiaro che questa è la soluzione, perché il centrodestra non ha i voti per eleggere il Presidente e non ce li ha. Nessuno dei due c'ha i voti, nessuno dei due. Quindi si devono mettere d'accordo. E quindi si metteranno d'accordo o su un nome politico o su un nome culturale di alto profilo che consenta di superare il problema. Quindi ci si arriverà a questo problema rapidamente, senza drammatizzare, ma avendo come punti fermi la stabilità e la continuità di un governo che dopo anni ha fatto molto bene al paese. È un interlocutore autorevole sulle questioni internazionali, sulle questioni economiche. Non possiamo permetterci di perdere Draghi, Presidente del Consiglio, e dobbiamo mettergli alle sue spalle un Presidente della Repubblica che garantisca quello che Mattarella ha garantito. Mattarella sarebbe l'ideale, ma devono crearsi le condizioni perché Mattarella venga accetti, e le condizioni sono un consenso politico in primo luogo del Presidente del Consiglio e poi delle forze politiche. Se questo c'è, noi ne usciamo, e poi ne usciremo, perché ne siamo sempre usciti. Ma la mia esperienza, che è lunga, è che quello che in Italia è mancato molte volte sono i presidenti del Consiglio, sono i governi. I problemi italiani sono la conseguenza di non governi, non di non presidenti della Repubblica. Cioè, la crisi dell'Italia è una crisi di governi, governi divisi, governi deboli, non mai... Ricordo un libro ai tempi di tuo padre. Un libro che si chiama Il non governo. Intervista sul non governo. Non disse sul non presidente della Repubblica, perché il Presidente della Repubblica è una figura di grande importanza, ma che opera. Sabino lo può spiegare meglio di tutto. Potremmo dire così: che è più facile trovare un Presidente della Repubblica che un Presidente del Consiglio all'altezza. Non è più facile, ma in passato abbiamo avuto buoni presidenti della Repubblica, abbiamo anche avuto buoni presidenti del Consiglio, ma è stato più difficile costruirli. Oggi abbiamo costruito una situazione straordinaria, cioè in cui Salvini e Letta collaborano in un governo che affronta i problemi. Ma vogliamo buttare via? Qualcuno dice, Enrico, ma tra un anno ci sono le elezioni, quindi verrà la febbre elettorale. Ma la febbre elettorale verrà a ottobre, verrà a novembre, ma da oggi a ottobre c'è la pandemia, c'è l'Ucraina, c'è l'inflazione, le bollette del telefono, ma ci sono problemi. Energia. Mi fermo. Bene, e Folli, quanto è vera l'equazione che se Draghi va al Quirinale alla fine trovare un nuovo Presidente del Consiglio, un nuovo equilibrio, un nuovo programma, è complicato e quindi alla fine la probabilità più alta, o se non la certezza, è che si vada a elezioni anticipate? Il problema si pone, è un problema tutt'altro che secondario.
il governo di qui alla fine dell'anno è chiamato a degli impegni molto importanti, ricordava anche la Malfa, insomma, il PNR, siamo ancora a metà strada, quantomeno, forse neanche a metà strada. Alcuni aspetti vanno rinegoziati con l'Europa. Adesso non faccio l'elenco, ma insomma aggiungo anche la legge elettorale. Bisogna mettere mano alla legge elettorale, perché è chiaro che comunque va affrontato il tema, non fosse altro perché il Parlamento viene ridotto di un terzo. Quindi una serie di problemi che fanno capire come scegliere un Presidente del Consiglio e soprattutto un assetto del governo e un'agenda di cose da fare sia tutt'altro che semplice. Anzi, per me, secondo me, è proprio il nodo, è uno dei nodi principali di questa vicenda nella quale siamo un po' incastrati. Quindi questo è un aspetto che naturalmente fino adesso non si risolve, perché ci sono richieste, pare confermato, no, che Salvini abbia chiesto una posizione più importante della Lega e quindi di se stesso nel futuro governo, ma aumentare, diciamo, il tasso politico del governo significa anche aumentare la difficoltà di mettere insieme una maggioranza così vasta nell'anno preelettorale, quindi di conseguenza anche l'individuazione del Presidente del Consiglio. Insomma, i problemi sono innumerevoli. Tu pensi che Draghi, se rimanesse a Palazzo Chigi, avrebbe comunque bisogno per poter andare avanti nell'anno che manca alla fine della legislatura di rimettere mano alla composizione del governo, scrivere un nuovo programma, o pensi che continuerebbe così come è stato fino adesso? Io penso che se rimane Draghi a Palazzo Chigi, le forze politiche che decidono di continuare nella collaborazione di governo, e penso che farebbero bene a mantenersi su questa strada, avrebbero bisogno anche di elevare il livello di incidenza e di efficacia del governo. È l'anno elettorale, appunto, saranno giudicati sui risultati anche che questo governo può ottenere. Da questo punto di vista, un Presidente del Consiglio forte, che rimette mano anche alla sua agenda e determina, diciamo, una premiership efficiente ed efficace, penso che sia un bene in un anno preelettorale. Quindi Draghi, a mio avviso, ha tutte le caratteristiche e la personalità per poter fare questo. Nell'altro caso, naturalmente, ci sono i problemi che ho detto. Corre anche voce che Draghi si rinuncerebbe invece alla guida del governo se le questioni del Quirinale finisse in un certo modo. Io francamente non credo a questa osservazione che è stata fatta, sono delle indiscrezioni pubblicate dai giornali. Credo invece che Draghi, qualunque sia il ruolo che sarà chiamato a esercitare, sia al governo o eventualmente al Quirinale, cercherà di dare il meglio di sé al servizio del paese. Professor Cassese, in conclusione, Folli ricordava che è necessario, anche non fosse altro per quella modifica degli assetti di Camera e Senato, mettere mano alla legge elettorale. Lei crede che in questo anno ci si faccia a fare questa operazione, e in quale direzione è consigliabile andare? Guardi, l'auspicio sarebbe quello di non cambiare più legge elettorale in Italia, perché se lei legge qualunque libro sulla storia delle leggi elettorali nel mondo, noterà che l'aggettivo più usato è longevo, va bene? Cambiare così frequentemente la legge elettorale vuol dire cambiare continuamente le regole del gioco, la trasformazione dei voti in seggi. E questi cambiamenti sono comunque nocivi per i sistemi politici. Io quindi, come mio auspicio, preferirei che non venissero cambiate più leggi elettorali. Certamente la formula migliore era quella che fu che porta il nome dell'attuale Presidente della Repubblica, quella del 94. È una legge elettorale alla quale abbiamo tutti quanti riflettuto molto, portava una componente maggioritaria importante, secondo me meglio che nelle leggi elettorali con componenti maggioritarie successive, e consentiva di andare avanti. Con questa situazione politica credo che ce la sogniamo una legge di questo tipo, e la cosa più probabile, se una modifica viene fatta, è che ritorneremo al proporzionale puro.
e d'altra parte che vuole con forze politiche così frammentate e così frammentate al loro interno. È chiaro che si porrà lo stesso problema che si pose quando si fece la scelta nel 46-48. Nel 46-48 mica si pensava che la legge, che la formula proporzionale dovesse durare per lungo tempo. Si pensava di adottarla una volta perché bisognava misurare le proprie forze. Va bene. Oggi tutti vorranno misurare le proprie forze, con una differenza fondamentale rispetto al 46-48, che allora la misurazione delle forze durava 30 anni. Oggi, se vengono misurate le forze, probabilmente dopo 4 anni bisognerà rimisurarle perché c'è un'estrema volatilità dell'elettorato. E questo naturalmente crea ulteriori problemi. Io, per concludere, direi due cose. Primo, non penso che sia saggio auspicare e non penso che sia che venga applicato il principio simul stabunt e simul cadent, nel senso che penso che sarebbe certo utile che questo governo, nato da una quella espressione del Presidente della Repubblica, un governo di alto profilo che non corrisponda ad alcuna formula politica, sarebbe auspicabile che avesse un inquilino al Quirinale che l'appoggia, ma questo non vuol dire però necessariamente che se non c'è il governo non debba continuare. Questo è il primo aspetto. E il secondo aspetto è che se c'è bisogno, e può darsi che ce ne sia bisogno, di una maggiore presenza dei leader, beh, insomma, bisogna prendere l'esperienza del tentativo La Malfa, che è raccontato così bene nel piccolo libro curato da Andrea Manzella. Se io non ricordo male, dalla lettura di tanti anni fa di quel libro, l'idea era che il governo venisse composto da ministri e che venisse affiancato da una sorta di presidium dei maggiori azionisti, dei rappresentanti dei maggiori azionisti del governo, azionisti politici, cioè i leader delle forze politiche, e che il Presidente del Consiglio fosse un tramite necessario tra questi due organismi. Il primo, il governo, l'altra caratura però, e il secondo, i rappresentanti delle forze politiche, in modo che il Presidente del Consiglio in qualche modo avesse, come dire, una sorta di presidium del Parlamento, della maggioranza parlamentare, perché non era altro che, come dire, il vertice della maggioranza parlamentare a latere del governo. Se io non ricordo male, fu questo il modello a cui si pensava in quel momento. Lo chiediamo a Giorgio, a cui do mezzo minuto per concludere, perché siamo fuori tempo massimo. È un momento nel quale si misurerà anche la dedizione degli uomini politici, dei leader politici e di governo verso il bene comune. Infatti, usare in questo momento ci vuole una, bisogna che le persone guardino agli interessi della Repubblica. E io ho fiducia in questo, perché il momento è difficile. E quindi guardo a questo passaggio, sarebbe stato meglio che non ci fosse, perché il rischio di interrompere la continuità di un'azione positiva è molto grosso. Però io sono convinto, siamo attenti, non possiamo, l'ha detto benissimo Sabino, non possiamo rischiare che uno dei due presidi salti. Dobbiamo difendere la Presidenza della Repubblica e il governo, la continuità del governo. Io penso che ci possiamo riuscire, le forze politiche ci possano riuscire nei prossimi giorni. La soluzione, ripeto, è o un passo autorevole verso Mattarella, oppure una scelta congiunta del centrodestra e del centrosinistra per una personalità che possa garantire l'attuale maggioranza e l'attuale governo. Grazie a Giorgio La Malfa, a Sabino Cassese e a Stefano Folli di avermi accompagnato in questo terzo anno di War Room. Ci vediamo domani sempre alle 17:30. Arrivederci, grazie.